Clamoroso. Signore, oggi abbiamo assistito, secondo me, alla partita più bella di questa Champions da quando, non so, boh, non so, non mi ricordo sinceramente una partita più bella vista a questo punto, diciamo, della Champions. Clamoroso, veramente clamoroso. Il Tottenham che butta fuori l'Ajax vincendo 3-2. Ma come, ragazzi? Come lo butta fuori? Segna il gol decisivo. Lucas Moura, tripletta oggi per lui, grandissimo. Prestazione, segna a 5 secondi dalla fine. Raga, è una cosa che io sinceramente ancora stento a credere. Abbiamo visto ieri la remontata incredibile del Liverpool. Oggi questa remontata, perché comunque partiva da una situazione di svantaggio. 1-0 a Londra, 2-0 a fine primo tempo qui, 3-2 ragazzi alla fine della partita, col Tottenham che passa e raggiunge il Liverpool in finale, facendo così una finale tutta inglese. Ora vedremo un po' la finale, sinceramente. Io non riesco a sbilanciarmi perché, essendo un derby, diciamo, inglese, è molto molto difficile, secondo me, capire chi potrebbe vincere. Comunque sono squadre che si conoscono bene e è veramente, non c'è una favorita, secondo me. Chiaro, se guardi là dal punto di vista qualitativo, Liverpool è più forte, però comunque il Tottenham, ragazzi, è una squadra che anche questa sera ha fatto vedere i suoi valori. Ha buttato fuori il City, ha buttato fuori l'Ajax, la rivelazione di questa Champions League. Non è una squadra da sottovalutare, secondo me, per chiunque, ancora di più per il Liverpool in finale in questa circostanza. Ma parliamo un po' di più ora della partita. Allora, ragazzi, l'Ajax, secondo me, ve la dico qua, ha fatto la peggior partita da quando io l'ho seguita in maniera un pochino più dettagliata, nel senso dagli ottavi di finale in poi. Peggior partita, il che è tutto dire, nel senso che comunque ha fatto una buona partita. Dal punto di vista tecnico mi sono piaciuti meno. Non sono stati così micidiali, imprevedibili come sono sempre stati nelle ultime 5 partite di Champions, ma nelle ultime 6 partite di Champions sono stati un po' meno imprevedibili, però comunque, ragazzi, si sono ritrovati 2-0 a fine primo tempo, che vuol dire che comunque le occasioni le ha avute, ha creato tante occasioni. Zaha ha preso anche un palo poi nel secondo tempo, quindi comunque è andata molto molto vicino a chiuderla. Il Tottenham è stato bravo perché? Perché ha capito qual è il punto debole dell'Ajax e sinceramente un po' mi fa anche incazzare perché dico, possibile che la Juventus non l'abbia visto il punto debole dell'Ajax. Il punto debole dell'Ajax qual è? È quello che se tu l'attacchi in maniera quasi confusa, no? Cioè in maniera pressante, in maniera continua, loro vanno in crisi. Cioè la questione è, non li devi far giocare, la questione è che loro devono avere subito la pressione, i difensori del Tottenham in questo caso pressavano subito gli attaccanti, di modo da non dare la possibilità di stoppare il pallone o comunque di averla giocata. Poi, oh, se ci riuscivano, bravi loro, però comunque l'idea era quella: ripartire subito e continuare ad attaccare, 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 attaccare. Ha fatto un grandissimo secondo tempo il Tottenham, ha capito questa cosa, che non è che ci volesse un genio, era una cosa normale, solo che probabilmente le altre non c'erano riuscite. Il Tottenham ci è riuscito, vista anche la meno lucidità, secondo me, dell'Ajax, e la ribaltata, ragazzi, la ribaltata con 3 gol di Lucas Moura. Uno più bello dell'altro, sinceramente. Probabilmente un cambio fondamentale è stato quello di Llorente. Inserire Llorente in campo è stato sicuramente un fattore determinante. Perché? Perché era quel giocatore che tu lanciavi, anche l'ultimo gol come nasce? Nasce proprio da un lancio a caso per cercare di portare sul pallone. Lo stop, anzi il passaggio di Llorente, che comunque se non armadio riesce a proteggere palla e a passartela a fare una sponda, a spizzarla e prolungarla, insomma, in qualche modo riesce a passarla poi a non so chi, che l'ha passata a Moura, cioè totalmente a caso, ragazzi, ovviamente, perché ovviamente immaginate una fase confusionaria in cui tutti attaccano e il signor Lucas Moura la butta proprio dentro. Incredibile, devo essere sincero. Come detto, la partita più bella, secondo me, che mi ricordi di Champions. Mi sono divertito un sacco a vederla, nonostante non ci fossero le italiane, che tifo in realtà, nelle competizioni europee. Però comunque complimenti veramente a entrambe, nel senso che vanno fatti complimenti a entrambe per il percorso che hanno fatto. L'Ajax, se andavi a guardare il percorso là, meritava un po' di più, perché comunque, ragazzi, è passato il girone col Bayern, mi pare anche a pari punti come seconda per differenza reti. Butti fuori il Real, butti fuori la Juve, becchi il Tottenham e comunque te la sei giocata alla pari anche con questa squadra che qualitativamente rimane più forte di te. Quindi l'Ajax forse meritava anche qualcosina di più, però comunque, ragazzi, cosa vuoi dire al Tottenham? Cioè, complimenti anche al Tottenham, c'è poco da fare. Peccato, mi dispiace un po', l'Ajax ha pagato secondo me anche un po' quell'inesperienza dovuta all'arma a doppio taglio di avere dei giovani, chiaramente. Una squadra così giovane ti dà imprevedibilità, ti dà velocità, ti dà voglia di vincere, però chiaramente ti dà anche dall'altra parte un po' di fragilità a livello mentale che probabilmente oggi
l'Ajax l'ha portata un po' ad uscire dalla Champions. Detto questo, ragazzi, il video è finito. Io vi invito a mettere mi piace se volete altri video di questo tipo. Vi invito a scrivermi nei commenti la vostra su questa finale nuova Tottenham contro Liverpool, derby inglese. E vi invito infine ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. Attualità calcistica, fantacalcio, qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Detto questo, io vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.